arrestato all'Aquila uno stalker recidivo. Si tratta di un ex poliziotto. La squadra mobile lo ha arrestato. Si tratta di un 63enne aquilano in ottemperanza all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP del Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella. L'uomo, ex poliziotto, in pensione da più di 10 anni, dovrà rispondere di atti persecutori e danneggiamento commessi nei confronti di una coppia aquilana, del loro avvocato di fiducia e anche di un altro appartenente alla Polizia di Stato. Negli scorsi anni lo stalker ha mostrato un particolare accanimento nei confronti di questa coppia, mettendo in atto una lunga serie di episodi persecutori, nonostante fosse stato già raggiunto da diverse misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e il divieto di avvicinamento alle parti offese, nonché da 2 condanne in primo grado emesse dal Tribunale dell'Aquila. A suo carico sono tuttora in corso altri 3 procedimenti penali, sempre per fatti commessi in danno dei coniugi aquilani. Dal mese di gennaio di quest'anno l'uomo ha ricominciato a bersagliare le vittime, danneggiando in più occasioni le loro automobili e seguendo ripetutamente la donna, arrivando anche a minacciarla. Ma non contento, ha rivolto le proprie attenzioni anche al loro legale di fiducia della coppia, a cui ha forato 2 volte i pneumatici dell'autovettura. Lo stesso trattamento hanno subito un poliziotto che ha seguito le indagini e una testimone d'accusa. La complessa e minuziosa attività investigativa svolta dalla squadra mobile, scaturita dalle denunce presentate dai soggetti interessati e coordinate dal PM, la dottoressa D'Avolio, ha permesso di raccogliere concreti elementi nei confronti dell'uomo che, considerata la sua oggettiva pericolosità, hanno determinato l'emissione del provvedimento restrittivo da parte dell'autorità giudiziaria.